Buongiorno, benvenuti a Omnibus, benvenuto ai nostri ospiti, Stefano Esposito del Partito Democratico, buongiorno. A Francesco Storace della destra, buongiorno, Movimento Nazionale. E a Claudia Fusani, giornalista dell'Unità. Ci raggiungerà poi fra poco Marco Lillo del Fatto Quotidiano e vogliamo parlare di Carminati, che ieri ha parlato Massimo Carminati per la prima volta, ha parlato per 8 ore, per la prima volta nella sua, scrive Carlo Bonini sulla Repubblica, nella sua carriera criminale, la prima volta che si sente la voce di Carminati, si è sentita per 8 ore, si sentirà ancora oggi, era lo snodo cruciale del processo per Mafia Capitale, quindi un evento che ha molta importanza sotto tanti profili e cercheremo di vederli tutti quanti, a partire dal fatto che questo processo poi ha avuto anche la contestazione, Claudia Fusani, proprio sul nome dell'inchiesta Mafia Capitale. E vedremo che cosa significa e come la stiano anche gli stessi imputati cavalcando questo tema di dire sì, ma insomma non è mafia. Siamo solo la banda del buco, no? Sostengono questo. Questo loro. È minimizzare, visto che hanno avuto, diciamo, da questo punto di vista... La banda del benzinaro, come ha detto ieri Carminati. Carminati. Quindi, prima di entrare, poi parleremo anche di altri aspetti che riguardano Roma. Si difenda? No, assolutamente. Anzi, è molto importante. Dovremmo capire quanto è importante se è vero che questo processo e quindi l'inchiesta che lo ha preceduto comincia e finisce, diciamo, ed è raccolta dalla figura di Carminati. Allora, ascoltiamo un servizio che era stato fatto per il telegiornale della Sette da Guichi a Paventi e poi anche sentiremo un altro spezzone. Però partiamo dal servizio, che è quello, diciamo, che dà un po' l'idea del personaggio e di come il personaggio si è autorappresentato. Sentiamo. Un vecchio camerata fedele all'etica della strada, agli amici e al mondo di sotto, dove i patti si rispettano, non come in quello di sopra delle anime belle. Così si presenta Massimo Carminati, l'imputato principale del processo di Mafia Capitale. Io sono un vecchio fascista degli anni 70, sono contento di essere così. E quella è stata la mia vita. Mi sono morti tanti amici e sono contentissimo di essere quello che sono. La mafia, secondo Carminati, da oltre 27 mesi detenuto al carcere duro e in collegamento da Parma, un'accusa costruita sul nulla. Certamente sono rimasto stupito quando poi mi hanno arrestato che una era la mafia del benzinare e quell'altra nei rapporti con la cooperativa. I rapporti con la cooperativa, io quando mi pedinavano ci andavo tranquillamente in cooperativa. Non pensavo che potesse essere quello, diciamo, il nucleo centrale di questa indagine, oltre alla mafia del benzinaro, che lì lasciamo perdere, non voglio dare giudizi altrimenti. Non aveva mai accettato un esame in tribunale Carminati, se si esclude qualche dichiarazione 20 anni fa al processo per la banda della Magliana. Adesso risponde alle domande del suo avvocato, parlata veloce, romanesca. Avvocato, mi freni quando slitta la frizione? Lo sa, perché poi mi slitta la frizione è un macello. Parla dei coimputati come fratelli a cui vuole bene. Salvatore Buzzi, il suo socio nella COP 29 giugno, l'altro imputato di livello di questo processo, lo definisce un grandissimo imprenditore. Salvatore è una delle persone più importanti di Roma, era. Cioè, io sono stato onorato di conoscere Salvatore Buzzi. Nell'esame riemerge il passato che lo ha portato nelle inchieste e nei processi di alcuni dei più grandi intrighi della storia della Repubblica e da cui è uscito quasi sempre assolto: la stazione di Bologna, il delitto Pecorelli, il colpo al cavò del Tribunale di Roma, i presunti contatti coi servizi segreti. Ha capito, avvocato, a me quando mi dicono che sono dei servizi segreti, m'offendo veramente. Se non ci fossi stato io, questo processo sarebbe stato una cosa ridicola. Ritorna sulla metafora del mondo di sotto, che all'opposto per codice dice di quello di sopra. Al comune di Roma sono dei sola, truffatori, pagano solo i costruttori, accusa. Spiega che faceva il nero per non dare i risarcimenti dovuti per i vecchi processi. O sono il genio del male, o sono fantomas, o sono un cretino. L'esame di Carminati andrà avanti per tutta la giornata e anche domani, la sentenza probabilmente a giugno. Allora, intanto benvenuto a Marco Lillo, il Fatto Quotidiano, lo abbiamo annunciato, è arrivato, un po' in ritardo, ma c'è. Allora, parto da Francesco Storace per chiedere, perché ci possiamo chiedere in questo primo giro di contributi chi è Massimo Carminati e se è vera, insomma, che cosa significa la sua definizione, sono solo un fascista degli anni 70? La risposta più facile è chiedetegliela a lui, insomma. È un'altra definizione, diciamo, dal punto di vista ideologico.
lui ha praticato molto quella che potremmo chiamare la carriera criminale, stando alle accuse che gli sono state mosse. Poi sul processo sono abituato a giudicare i giudizi al termine, anche perché insomma, se dovessi mettere in fila le inchieste che mi sono capitate a me, tutte con la soluzione, insomma, quando stai per 23 anni sotto i magistrati, insomma, sei un po' più prudente quando vedi queste cose. È chiaro che la frase, l'ultima, quella su se non ci fossi stato io, questo sarebbe stato un processo ridicolo, mi ha molto ricordato quello che diceva Giuliano Ferrara all'inizio dell'inchiesta, dov'è il sangue? C'è stata molta mitologia sul tema della mafia, poi per carità ci sono episodi che sono assolutamente censurabili, però io credo che la mafia sia qualcosa di più sostanziale. Non voglio qui turbare Esposito, che su Ostia ci può raccontare tante cose, però sto ai giudizi, sto a 113 archiviazioni, insomma contano qualcosa. Poi per carità, i giudici faranno i loro mestieri, io non faccio il magistrato. So semplicemente che questa vicenda ha influito molto politicamente anche sulla città di Roma. Io voglio capire alla fine della storia, a giugno vedremo com'è finita questa storia di accusa di mafia, se saranno confermate le impostazioni degli inquirenti o se saranno negate dai giudici, e se saranno negate qualcuno può deve spiegare cosa è successo a Roma in questi due anni. E se fosse però una questione di corruzione? Sarebbe gravissimo uguale, cioè non è che cambia molto il mio giudizio, il tema però corruzione e mafia sono due cose ben distinte anche per i codici, oltre che per la condotta. È evidente che purtroppo la malversazione è un fenomeno nazionale, non è romano. Ogni giorno vediamo quello che succede e probabilmente altre cose dovrebbero emergere con ancora più nitidezza. Io penso a quello che io faccio il consigliere regionale, se penso a quello che succede ogni giorno nella mia regione, mi meraviglia che i magistrati non ci mettano le mani sopra, ecco, tanto per intenderci. Sta lanciando un'accusa. No, stamane l'ho scritta sul mio giornale Italia, una vicenda abbastanza scabrosa di lavori stradali, appalti per 50 milioni, partecipano solo 10 ditte. Io mi chiederei come mai le altre ditte non si sono accorte di questo bando. E tante altre cose che succedono, non sta bene parlare degli assenti e quindi non ne parlo. Allora, Stefano Esposito, è vero che se non ci fosse stato Carminati sarebbe stato un processo ridicolo, come dice lui e come però anche Storace. Cioè, è la figura di snodo. Però se lei mi fa passare come aderente a quella tesi, io sto dicendo semplicemente come si è sviluppato. Sì, certo, certo. No. Ma io non... Allora, vabbè, poi ognuno naturalmente nel momento in cui è imputato tende a, da un lato a difendersi e dall'altro... Lo chiederò anche a Claudia Fusani e a Marcolillo, nel senso se... A valorizzare, se, diciamo, il tema rispetto all'impianto che si è dato la sua presenza dentro il processo e a sminuirne gli aspetti che ritiene... che possano danneggiarlo. È evidente che allora, il tema sull'utilizzo dell'accusa di mafia è un tema che è stato molto dibattuto. Storace ricordava Ferrara, ma vorrei segnalare che non è stato l'unico importante commentatore a porre il tema della mafia come elemento non proprio, diciamo, condiviso di questo processo. Io invece credo che a Roma noi ci siamo trovati di fronte ad una situazione che non ha attinenza con l'idea tradizionale di associazione mafiosa, ma che in realtà è un mix in nuovo, non credo solo romano, cioè che intorno al condizionamento pesante di pezzi di politiche e di pezzi di struttura amministrativa, dal mio punto di vista, io l'ho detto e lo continuo a ribadire, guardate che Mafia Capitale, cioè questo processo, non è che un pezzettino del sistema corruttivo e di condizionamento che porta, secondo me, i magistrati a allargare, andare oltre la corruzione e spingersi fino all'accusa di associazione mafiosa. E purtroppo io non faccio accuse ai magistrati perché so perfettamente che un conto è la valutazione politica e un conto poi è avere le prove per poter chiamare qualcuno in causa su un determinato reato. Però io, per la poca esperienza che ho, ma è stata molto formativa, io per esempio credo che ci siano luoghi inesplorati nella macchina, nella pubblica amministrazione romana, dove se il giorno che qualcuno riuscirà a fare un'indagine
che arriva con delle prove, si aprirebbero degli scenari che farebbero impallidire Mafia Capitale. Lo dico con grande franchezza, l'ho detto e l'ho ripetuto. Penso tutto. Quali luoghi si riferisce? Il tema, per esempio, Atac, secondo me, è un luogo di perdizione. Atac è un luogo nel quale... E guardate, ci sono i numeri, eh? Ci sono i numeri. Gli autobus bruciati sono l'aspetto che diciamo, noi vediamo. Però guardate che, lo continuo a ripetere, l'ANAC di Cantone ha certificato che il 92% degli appalti nel quinquennio 2011-2015, quindi abbraccio... Delle due amministrazioni. Sono stati fatti irregolarmente. E stiamo parlando di cifre vicine al miliardo e mezzo. Voi capite che siamo di fronte... Ma è stata fatta poi una denuncia. Poi bisogna fare processi. Però, Francesco, siccome quella cosa di ANAC parte da una mia segnalazione, ANAC manda tutto alla procura. Alla procura ci sono anche altri atti. Io credo che i magistrati stiano lavorando per quanto possibile alla verifica, però guardate che quel terreno lì, però non c'è ancora, il giorno che si apre... Però così stai dando ragione alla difesa di Carminati. No, non sto dando ragione alla difesa di Carminati. Ma no, perché guarda, mi basta sapere quello che è avvenuto intorno, diciamo, alla partita della gestione dei migranti, che come sai, Storace, dal mio punto di vista, è una, siccome io sono uno di quelli che crede che noi non possiamo alzare un muro nel Mediterraneo e che la vulgata che dopo la vicenda che hanno riguardato Buzzi, in particolare la gestione delle sue cooperative, è venuto fuori che è tutto un business, quindi noi prendiamo gli immigrati dalle coste libiche perché qualcuno fa i soldi. Cioè, allora, ma non c'è dubbio che questo infatti hai detto bene, Buzzi ha fatto questa cosa. Questa cosa e l'ha fatta nella principale città italiana, la capitale, e sappiamo anche che è avvenuto, che questa cosa si è... ha avuto anche delle protuberanze, certo, in altre realtà italiane. Vediamo già che questa vicenda, quali sono le ramificazioni politiche, di conseguenze politiche che ci sono rispetto a questo processo. Secondo me c'è Claudia un fatto Fusani, che, come dire, in qualche modo taglia la testa al toro rispetto a tutto quello che state dicendo, ovvero sia, se andiamo a leggere l'articolo, cioè cosa c'è scritto nel 416 bis, che è l'articolo del codice che, come dire, spiega esattamente che cos'è la mafia, perché noi pensiamo che il vincolo mafioso sia Sicilia, Campania, Calabria, ovvero sia, siamo legati a un concetto un po' vecchio di mafia. La mafia, 416 bis lo spiega meglio, cioè ovvero sia quando un gruppo di persone usano la forza dell'associazione, del mettersi insieme per fare violenza, per fare pressione e in questo modo ottenere appalti e fare affari. Questo è il vincolo, il mettersi insieme per essere un gruppo che usa metodi di tipo mafioso. È usare la minaccia, queste cose qua. Allora, ricordiamoci come comincia questo processo di Mafia Capitale. Questo processo comincia perché a un certo punto Pignatone, che era da poco arrivato a Roma, si mette a studiare un po' di fascicoli che erano sparsi su varie scrivanie della Procura di Roma, che erano fascicoli che parlavano di che cosa? Di singoli fatti di violenza, ovvero sia un'estorsione a uno che vendeva gioielli, una minaccia a un altro esercente, quindi a commercianti di determinate zone, di una determinata zona di questa città. Allora, queste cose messe insieme poi hanno portato al famoso benzinaio di Corso France e quindi a Carminati, a tutto quello che è arrivato e poi a Buzzi. Buzzi, che cos'era? Cos'è il problema? Perché si riconosce, si identifica il vincolo mafioso in Buzzi e nella cooperativa il 29 luglio? Giugno. Perché tramite Mancini, che è un altro imputato e quindi che faceva parte di una determinata zona politica, fascia politica, quella legata alla destra romana, tramite Mancini entra Carminati, perché altrimenti se non ci fosse stato Carminati, socio di Buzzi, la 29 giugno non poteva più prendere appalti dal comune. Ora siamo è importante, perché noi dobbiamo uscire dall'idea che la mafia è la mafia è questo, non a caso l'istinto popolare. Molti di noi dicono spesso:
Questa è mafia, no? Perché magari ci troviamo a essere sotto pressione per qualche cosa e come però la tesi della mafia, Claudia, è stata sconfessata a un certo punto dagli stessi magistrati. Cioè, no, cioè, attenzione, anche una... lì non facciamo confusione, scusate. Allora, le 113, le 113 archiviazioni di cui parlava Storace prima, verissimo, questo processo innanzitutto è in tre tronconi. Questo è solo un troncone, sono 46 imputati. E quelle, come dire, all'inizio di questa indagine, scusate la voce non brillantissima, di questa indagine c'erano molte posizioni che fin dall'inizio sono state gli indagati considerate secondarie e quindi era da valutare se sarebbero andate a processo o meno. Sono state archiviate prima di andare a processo. Quindi io credo che comunque la novità di questa inchiesta, al di là del fatto che ieri e oggi Carminati ha fatto una scelta difensiva eccellente, giustissima, e come ha detto lui, dice qui bisogna decidere se sono Fantomas o se sono il nero e il cecato, no? Quindi ieri ha fatto Fantomas, anche oggi lo farà, però bisogna ripartire dal 416 bis, andatelo a leggere, quindi il vincolo associativo, l'intimidazione, l'uso della minaccia per fare ed ottenere affari. Questo è importante. Diamo la parola anche a Marco Lillo. Lillo, sarò brevissimo. Allora, mi curiosisce molto la tesi della Fusani. No, non dice... è una tesi. Però insomma, lo chiamo la tesi, no? Posso chiamare la simpatia della Fusani, la chiamo. No. Così almeno. Allora, mi curiosisce molto quello che ha detto, perché siccome gli appalti Buzzi dice di averli dovuti prendere con la forza, siccome li prendeva pure al tempo di Veltroni, che vogliamo dire? Che Veltroni invece era socio tranquillo dell'associazione mafiosa? No? Cosa vogliamo dire con questo? Cioè, non è detto che la tesi con cui parte il magistrato poi quella è, e nessuno può discutere. Io faccio presente che in questo processo, quando parliamo delle archiviazioni, c'è stato un signore che per 2 anni, altro che posizione marginale, è stato massacrato dai giornali con l'accusa di associazione mafiosa. 2 anni. Concorso esterno. Quello che ti pare, era il sindaco della mafia, lo diceva Marino ogni giorno. E quando questa storia è finita, nessuno ha ricordato che un altro importante esponente politico ha avuto il privilegio di far conoscere di essere stato indagato per un giorno, Nicola Zingaretti, no? Quello che sta col ministro della giustizia in corrente. Ora, nel momento in cui succedono queste cose, permetti che qualche dubbio ti arriva? Io sono andato recentemente a trovare in carcere un consigliere regionale che è stato arrestato, Gramazio. Sono 2 anni, ma perché? Questo non può aspettare il processo a piede libero. Perché lo devono tenere sotto chiavistello? Quali sono i fatti clamorosi che impongono la detenzione di questo consigliere? Io vedo solo problemi. Io sto per giudicare. E se uno ha sbagliato, paga e duramente. Ma vorrei essere certo che ha sbagliato. Qui sento molto romanzo, finora non ho visto, perché se il tema è lo schiaffone, la minaccia, io sono stato consigliere comunale di opposizione. Hanno staccato gambe e hanno mandato gente all'ospedale. Uno probabilmente è successo. E punisci quell'episodio, ma dire che è mafia è un'altra cosa. L'esempio che mi riguarda. Sì. Sono stato consigliere comunale di opposizione alla Giunta Alemanno per 5 anni, è noto in città, anche abbastanza dura. Una minaccia che sia una e non ricevuta. Allora io credo che su questa cosa, insomma, perché poi... Però stiamo arrivando, poi giriamo. Verbali, ne abbiamo date tantissime, scusi, in quel consiglio comunale. Eppure nessuno mi è venuto a dire, finiscila di fare questa roba. E la mafia dove sta in quel caso? Però, stiamo tornando, scusa un momento, Marco. Per un grande oppositore di Alemanno, sinceramente, ecco, magari io ricorderei altri, magari parlerei di Lirio Abate, che magari è uno che ha fatto una copertina sull'Espresso mettendo Carminati, quando ancora era libero, andava al bar a prendere il cappuccino a Vigna Chiara con gli amici tuoi e come Gramazio e qualcuno al telefono, al suo avvocato, Carminati, ecco, vedi, tu chiami delirio un giornalista che ha pubblicato una copertina rischiando e Carminati diceva gli vado a fratturare la faccia e non mi pare che tu su quella copertina hai fatto un'interrogazione, qualcosa, so ti cosa sei schierato contro Carminati nel 2012, se un giornalista fa la sua parte e mette in copertina la faccia di Carminati come re di Roma, tu come politico cosa hai fatto dopo? Cioè tu hai fatto qualcosa, hai fatto un atto politico contro Carminati nel 2012?
Nel 2012 mi sono dimesso al Consiglio Comunale, quindi stai dicendo cose che non sai. Tu eri un politico importante, capito? Di questa città. No, nel dicembre 2012, proveniendo dalla stessa area politica della destra, però, tu adesso ti vesti da oppositore di Carminati. Cosa hai fatto nel 2012 contro Carminati? Esatto, i fatti parlano. Cosa hai fatto? Politicamente, da politico, hai fatto qualcosa. Allora, però, no, così, Marco, scusatemi, però, non sei stato un oppositore di Carminati. Marco, per favore, a dare del delirio a un giornalista... E poi dire che sei stato un oppositore, sì, però, nei confronti però, di Alemanno. Basta dire ai tuoi compagni, quelli che stavano in Consiglio Comunale. Allora, però andiamo, cerchiamo di... Gartito. Cioè il PD è un mio compagno, voglio dire a Renzi. Però scusatemi, non può andare, non è una trasmissione fatta in questo modo. Allora no, scusatemi, chiedo adesso alla regia di mandare un contributo. Scusami Marco. Nel 2012, praticamente, mi pare il problema, ho sbagliato. Sì, ma non può andare avanti così. Non ho sbagliato, bravo. Quando ho messo queste cose... Mandate per favore il contributo, così ascoltiamo un altro pezzo di Carminati. Per quello che non vorrei... è che la trasmissione però perdesse di vista quello che stiamo cercando di raccontare. Vabbè, non la buttiamo in caciara, era un'obiezione, una risposta, poi basta, no? Una volta obiezione, risposta, possiamo arrivare a quattro, oltre no, sinceramente. Gli cediamo le nostre. No, e andiamo avanti per far capire alle persone e anche andare al di là, perché mi pare che anche la piega che prende il dibattito dimostra come... questa questione mafia o non mafia, una cosetta, fammela dire quando vuole. Dopo te la faccio dire, però prima... mi pare che la questione mafia o non mafia poi rischi di, come dire, velare la realtà, i dati di realtà che comunque affiorano, no? Nella situazione che di Roma. Che sono mafia per l'appunto. Tant'è vero, e l'ho detto in premessa, Marco Lillo non era ancora arrivato, che colpisce come siano gli imputati a cavalcare il fatto ma non è mafia, non è, è una roba così, come se corruzioni, estorsioni, eccetera, non un sistema mafioso fossero qualcosa di risibile. Allora direi, cerchiamo di capire meglio, e anche di capire meglio che cosa ha portato il monologo di Carminati di ieri al processo, se ha portato qualcosa a questo punto dopo la pubblicità. Allora, di nuovo in onda, Marco Lillo, il caso, diciamo, il monologo di ieri, le 8 ore di Carminati, che oggi dovrebbero diventare ancora un po' di più, no? Parlerà di nuovo. Ne viene fuori un noir, un cinepanettone, una cosa di sostanza, che cosa ha portato, è lo snodo che serviva a questo processo? No, una cosa solo per compensazione, a favore di quello che ha detto prima Storace, anch'io ieri guardando... la gabbia all'interno della quale a Re Bibbia c'era anche Luca Gramazio, effettivamente pensando che sono 2 anni e 4 mesi da quando, diciamo, c'è stata l'operazione Mafia Capitale, lui poi è stato arrestato nella seconda, quindi saranno un paio d'anni che si trova in carcere, è oggettivo che effettivamente un termine di carcerazione preventiva così lungo per un politico, in quel caso che ha un ruolo secondo me non così centrale nel caso Mafia Capitale, effettivamente tanto, quindi su questo c'è un grande problema della giustizia italiana, dei tempi, a volte io direi anche che l'eccesso di tempo, di spazio dato anche al dibattimento, cioè è vero che è importantissimo il garantismo, però insomma i tempi di giustizia sono importanti, cioè arrivare a sentenza magari con, non so se sia il caso, ma con una soluzione, con una pena più bassa, e cioè, ormai è fatto, insomma, cioè 2 anni sono tanti in carcere, quindi su questo do ragione a Storace. Dal punto di vista invece della mafia, allora non è una partita non della così mafia, di ieri, di Carminati sì, allora Carminati secondo me ieri cosa ha fatto? Ha cercato di colorare di nero e di romanità tutta la storia di Mafia Capitale, cioè tutti quei vincoli tra lui e Buzzi, tra lui e gli uomini vicini appunto ad Alemanno come Gramazio, tra lui e tutti gli altri che vengono coloriti di 416 bis, cioè di assoggettamento di tipo mafioso da parte della procura di Pignatone, lui ha cercato di girarli in una chiave o politica da vecchi camerati degli anni 70 e quindi di nero, ovvero di romanità. Perché di romanità dico? Perché è chiaro e evidente che dimostrare la mafiosità di un'intimidazione fatta da un boss che parla siculo e che dietro alla storia, al retaggio culturale
di un'organizzazione mafiosa come Cosa Nostra è molto più facile a Palermo, è molto più difficile, tant'è vero che non ci sono sentenze se non rarissime a Roma, certo, che riconoscono l'associazione mafiosa, persino sulla banda della Magliana non è presente una sentenza di Cassazione che dica che la banda della Magliana era una mafia, e quindi è una sfida complicato, cioè Pignatone ha avuto coraggio, il procuratore di Roma, a sollevare questa accusa. Non è una partita scontata per nulla. Ha avuto coraggio o è stato un errore, alla fine, per come si sono messe le cose? E questo lo diranno i giudici, diciamo. Dal mio punto di vista ha avuto coraggio. Il punto qual è, allora? Quando è che una intimidazione passa dalla mafia del benzinaro, come dice Carminati, all'associazione mafiosa del 416 bis, quando quell'intimidazione viene riconosciuta come vincolante da parte di chi la subisce, perché percepisce che dietro c'è un'organizzazione, che dietro non c'è un bullo che ti, cioè, dà ci sono uno schiaffo, altri se che non possono rispondere all'ordine del... Cioè, allora io qual è il punto centrale di questa storia? Salvatore Buzzi, il rosso della storia, il capo della cooperativa rossa più importante di Roma, ricordiamolo, la 29 giugno, che lavora tantissimo con Comune da Veltroni, ma che poi successivamente con Alemanno, perché riconosce al nero, che è una storia assurda, ma se uno ci pensa, a Massimo Carminati quel ruolo? Ieri Carminati lo ha ricostruito questo ruolo, cioè Carminati ha detto, io ero di fatto un socio della cooperativa, quindi partecipavo agli utili, anche per un buon importo, senza mettere un euro, senza rischiare nulla. Avevo un conto corrente aperto lì alla 21 giugno, Buzzi mi diceva quando vuoi te li prendi i soldi, quando non vuoi, cioè, ma quale socio viene permesso di spartire gli utili senza partecipare al rischio, senza avere la responsabilità come era permesso a Carminati? Allora lui dice, mi presentò Carminati Mancini, il suo amico Riccardo Mancini, presidente amministratore dell'Enteur. Allora il punto è, ma perché tu ti prendi un socio come Carminati, che è un pregiudicato, che ti tirerà nei guai, che ogni volta che ci parli devi accendere il jammer per non fare le intercettazioni, perché rischi così tanto? Allora, ovviamente Carminati ha cercato di ricostruire il tutto, con Mancini eravamo camerati sotto al fungo dell'euro negli anni 70 e Buzzi mi ha scelto perché io ero, diciamo, in qualche modo sull'aspetto politico, cioè mi hanno tirato dentro. Ha un senso di difesa, esatto, quello di dire ero solo un fascista. Io quello che dico è che quello che diceva Buzzi quando era intercettato, e quindi magari era un po' più sincero di come lo è oggi davanti ai magistrati, a Rebibbia, cosa diceva Buzzi? Buzzi diceva, oh, io mi avevano detto che il braccio destro di Alemanno, Lucarelli, tra gli archiviati, quindi non è indagato nella vicenda, Lucarelli, mi avevano detto che sarebbe sceso alle 3, mi ha detto Massimo, alle 3 meno 5 stava là sotto, questi ci hanno paura. Quello che diceva Buzzi era sostanzialmente che la capacità di Carminati, quando chiamava Mancini, quando diceva all'amico di Mancini, diglielo che lui è un sottoposto, io sono il re di Roma, e sarebbe il capo dell'Euruspa, la principale società controllata da Comune e Ministero dell'Economia che c'è a Roma, stiamo parlando, digli con sottoposto che deve pagare, deve, sì, Euruspa è importante, gestisce un patrimonio di 1 miliardo di euro, tutto il quartiere dell'Euro, sì, non è poco, insomma, doveva fare un gran premio di Formula 1, è proprio una come si dice Roma, una caccola. Poi dopo arriva il professor parliamo anche delle municipalizzate. Finisco di dire, quando diceva all'altro, a Buzzi, lo facciamo gridare come un'aquila strozzata questo Mancini, e allora cioè non era solo perché era un camerata agli anni 70, forse perché c'era un'intimidazione, una paura, e si sapeva che quando il re di Roma parlava, come diceva lui stesso nelle intercettazioni, era il caso di seguire i suoi comandamenti. Allora, proprio a questo proposito, quindi, mi pare che la notizia, almeno leggere tutti i giornali, anche il titolo del Fatto Quotidiano... Quando Buzzi parla al telefono dice la verità, abbiamo scoperto... Sì, magistrato. Un imputato può mentire e deve mentire probabilmente per difendersi. Allora, invece no, la notizia che invece di solito no, amico non dice menzogne. Abbiamo fatto un patto, però c'è un punto che viene fuori dalle cose che stava dicendo Marco Lillo e anche che tutti i quotidiani di oggi mettono in evidenza rispetto alle cose che ha detto Carminati, e anche lo sentiremo. Anche la presidente della giuria dice questo, cioè il fatto che a un certo punto forse la frizione scivola e Carminati mostra il suo lato di capo. Allora sentiamo questo passaggio di Carminati, mi pare che poi appunto sentiamo. Quando decido che impedisco una cosa, credetemi, la cosa non si fa. E poi ha detto, se io dico che una cosa non si fa, non si fa.
perché fa questa affermazione, Carminati? No, non ho capito, mi scusi, lei Presidente, affermato, non ho sentito. Quando io dico sì. che una cosa non si fa, non si fa. L'ha detto lei di se stesso. Ha fatto questa affermazione. In base a quale suo sì. potere lei è in grado di... No, che avrei impedito con tutte le mie forze di fare una qualunque, cioè di fare un posto di riunione di una cosa, di un posto del genere. Quello era un posto in cui c'era sofferenza, c'erano, cioè voglio dire, un posto assolutamente estraneo a tutto, a qualunque tipo di dinamica che non sia meno che legittima, Presidente. Io in quel senso intendevo. Quindi mi sarei opposto a qualunque appuntamento strano, a qualunque cosa strana che poteva avvenire in quel posto. Se io avessi trovato nel parcheggio due persone sconosciute che se vedevano gli avrei detto che state a far qua, ma stiamo scherzando, io sapevo che lì ci stava un ferreo controllo anche dal Ministero della Giustizia, credo, quindi non... per quello io quando andavo lì mi occupavo della cooperativa, facevo quello che della cooperativa, della OMS, facevo quello che potevo nel mio piccolo per aiutare Lorenzo a... ma io il mio ruolo è stato sempre marginale, ho fatto sempre pochissimo, cioè, lì ci sono state persone che se ne sono occupate ai massimi livelli, Presidente. Cioè, poi certamente è normale che se vedo delle persone che vanno lì, che si riuniscono per fare cose strane, cioè intervengo, Presidente. Non è che faccio il vigile urbano, insomma, però voglio dire, credo di essere in grado di intervenire. Presidente, non è che sono venuto qui a dirle che sono una mammoletta. Allora, Stefano Esposito, questo è il punto, mi pare che ci fosse un... Ma guarda, io credo che ormai sia tutto abbastanza... Le carte ci sono, le intercettazioni, io sulle intercettazioni, Marco, credo che noi dobbiamo imparare a utilizzarle, ad ascoltarle, ma è vero che sono uno strumento molto interpretabile. Però a me pare che il dato di sostanza, il dato politico, e lo ripeto, è che quel gruppo, quell'associazione, poi capiremo chi rimarrà, perché lo diranno i giudici, dentro quel vincolo associativo... condizionava in maniera significativa la politica, le scelte economiche, alcune delle scelte politiche, non tutte probabilmente, aveva rapporti che non si fermavano soltanto alla politica locale, ma aveva, diciamo, uno sguardo più ampio. Condizionava gli appalti, sì, non la politica, gli appalti, i soldi. Se ho fatto l'esempio di Atac prima, se vuoi lo ripeto, te lo dico, io continuo a pensare che in questa città, va bene, gli appalti continuano a essere condizionati in maniera significativa. Continuo a pensare che la macchina amministrativa, che è il vero cuore della corruzione, non sia stata ripulita. Continuo a ritenere che se noi ci concentriamo su Mafia Capitale in un dibattito è mafia o non è mafia, perdiamo di vista quello che è il contesto di una realtà, e credo che a questo tavolo nessuno abbia interesse a difendere la situazione così com'è, in cui probabilmente da questo processo, che è un processo coraggioso, perché è evidente che quando tu fai un processo, questo è un processo pilota, che riguarda Roma, ma che riguarda, diciamo, la parte non meridionale di questo paese rispetto alle infiltrazioni, a come la mafia si è sviluppata. Guardate, al nord noi oggi ci confrontiamo con la presenza dell''ndrangheta, e ancora in molti, dalle mie parti, continuano a dire: ma è possibile che l''ndrangheta sia così infiltrata nei territori del nord? Sì, ma non c'è mica tutta questa consapevolezza. Quindi bisogna sapere che bisogna avere rispetto per il lavoro che stanno facendo i magistrati, e vedremo i giudici cosa diranno. Ma guardate che il condizionamento, che io definisco mafioso, sì, è presente tuttora. Il problema è che non conosciamo gli attori. Non conosciamo gli attori. Allora, Buzzi e Carminati hanno giocato una partita. Io poi credo che il rapporto destra-sinistra, è evidente che Buzzi si è trovato in una condizione a un certo punto nella quale la vittoria di Alemanno, e qui la voglio spendere una parola, perché guardate... non ci sono esponenti del Partito Democratico a cui è stata contestata l'associazione mafiosa e neanche il concorso esterno. Ad Alemanno è stata contestata, ma Alemanno è uscito da quel filone, è in campo per la corruzione, che non è un fatto meno grave, però guardate che l'accusa di concorso o di rapporto diretto con la mafia è un'accusa molto seria, e quindi bisogna discuterne quando qualcuno è chiamato in causa.
ma bisogna anche riconoscere quando qualcuno ne esce. È stato però, no, fortuna, lo dico, no, giusto, ma guardate, giusto, Alemanno è una sottolineatura importante. No, importa, guardate, perché altrimenti il garantismo è una parola vuota. Certo, e siccome io sono culturalmente un garantista, le parole vuote non mi piace utilizzarle in questo momento. C'è un'altra domanda che vorrei fare a Claudia Fusani, che è questa. Chi ha paura di Carminati ora e delle cose che può dire Carminati se fa paura? Insomma, ecco, se c'è un elemento, se sono stati mandati dei messaggi, per esempio. Ecco, appunto, la scelta che è stata fatta, che è stata chiaramente una scelta della difesa, come ricordavi tu prima. Carminati, che ha, come dire, ha avuto molti processi in vita sua, la prima volta che decide di parlare, la sua difesa, ovvero sia Inaso, l'avvocato Naso, padre e figlia, l'hanno convinto a fare questa deposizione, che, attenzione, lui ha detto: non voglio essere ripreso, che è un passaggio importante. Anche Zingaretti l'ha detto. Sì, no, ma mi scusi, Storace, abbia pazienza. Ma quando siamo in tribunale, nel codice, i diritti sono diritti. Sì, certo. Ma nel codice di un personaggio come Carminati, che comunque un trascorso criminale ce l'ha, lui stesso l'ha rivendicato, quindi non stiamo dicendo niente. Apparire o essere ascoltato e basta sono due cose diverse, perché con le parole, se le controlli, alcuni messaggi riesci a mandare, che probabilmente, se tu sommi anche, come dire, l'aspetto invece fisico dell'immagine, è più difficile. Quindi questa scelta, il fatto di non aver voluto le riprese, significa molto. Ma per favore. È chiaro che lui ieri ha cercato. Infatti è un po' violata da noi giornalisti. Il giudice che deve guardarlo, non il telespettatore. Dobbiamo ovviamente ricordare che lui ieri era in collegamento audio-video da Parma, quindi non era presente lì, quindi già quello. Comunque, lui ieri chiaramente ha fatto una scelta. Probabilmente da un punto di vista superficiale, diciamo così, la scelta è stata vincente, perché è chiaro che ieri Carminati è risultato simpatico, ha fatto spesso sorridere, quindi se c'è, come dire, se doveva far leva su un elemento psicologico, probabilmente quell'operazione è riuscita. Va detto anche che ci sono stati alcuni momenti in cui lui ha chiaramente, insomma, probabilmente ha mandato messaggi. Quando ha detto: se io devo decidere una cosa, la decido e quella cosa si fa, non a caso la Presidente è intervenuta subito, certo. Che cosa vuol dire? Lui lì parla, a chi parla, venendo alla tua domanda? Parla ancora a tutta una serie, ricordiamoci che Buzzi e Carminati e anche Gramazio, perché continua questa carcerazione preventiva che può sembrare oggettivamente... Non hanno mai parlato. Non hanno mai parlato. Buzzi ha fatto molti verbali dicendo cose che poi si sono rivelate tutte non fondate. Ecco molte archiviazioni, perché molte persone furono iscritte al registro, perché Buzzi fece un sacco di verbali chiamando in causa una serie di persone le cui poi sono state esaminate e poi archiviate. No, verbali di Buzzi una volta arrestato, molte di queste. Con le intercettazioni. Bene, allora, quindi ci sono un sacco di persone che probabilmente hanno preso parte a quel gruppo a cui viene contestato adesso il 416 bis, che ancora non sono state coinvolte. Cioè, secondo te lui manda un messaggio e comunque io comando la mia capacità. Comando e non parlo, sono Ligero Urbano. Comando, non coinvolgo perché non ha detto niente di trascendentale, non solo minimizzo perché sono la mafia del benzinaro e non mafia capitale. Allora, ci può, anch'io posso partecipare a questa. Non mi pare che sia stato silenzioso, prego. No, ma non mi sto lamentando, semplicemente così, era un po' tanto di parlare. Così, un po'. Allora, io voglio parlare, ecco, invece, di differenza dei deputati. Mi incuriosisce molto il tentativo di spiegare che si arriva alla mafia o per dialetto o per mimica, perché lì lo ha detto, è difficile a un non siciliano accusarlo di mafia, e poi adesso c'è addirittura la mimica, come se non fosse il tribunale a dover decidere, non il telespettatore. Che c'entra il fatto che ha rifiutato le telecamere? Però al di là di questa questione della mafia, perché, sulla quale mi pare ci siamo perché a Carminati qualcosa l'ha detto, dice la Fusani, è rimasto simpatico. Eh sì. A chi odia, disprezza la politica, sì, perché quello che ha detto, molto i politici non rispettano ieri le regole. Certo. Carminati è l'antipolitico, è il tuttarolo. È il tuttarolo che dice l'acqua ai politici. Perfetto. A lei sarà simpatico, diciamo, a me, che credo che la politica sia una cosa seria, meno.
No, almeno sta simpatica, attenzione. No, detto, è elemento psicologico. Questo c'è sempre. Quando interrompe Esposito dicendo stiamo parlando di appalti, allora appalti non è una parolaccia, Qui stiamo discutendo di una questione che riguardava il 5% di appalti che erano destinati alla cooperazione sociale per pervicace volontà di una sinistra molto legata alla cooperazione. E do atto l'onestà intellettuale di Esposito quando dice a loro l'arrivo di Alemanno è un danno, perché gli mette in discussione quel principio. E su questo è chiaro che si intavola uno scontro, ecco perché io in Consiglio Comunale c'ero. Sai quando ho capito chi era Buzzi? Quando l'hanno arrestato? Perché lo vedevo in Campidoglio, sempre in mezzo ai consiglieri del PD, pensavo fosse un funzionario del gruppo. Mai capito chi era questo, il personaggio più importante di Roma. Ero consigliere comunale, lo ricordo per l'ennesima volta. Ebbene, venivano lì davvero con plotoni di militanti a tentare di assaltare le stanze del Campidoglio. Una volta ci andò Alemanno, non Lucarelli, a litigare con questa gente, non a farci pace, non a farci accordi. L'hanno finanziato, l'hanno finanziato, poi ci ha fatto pace, diciamo. E poi questo è un altro aspetto, si giudicherà. Anche a me, ma non ci sono tante. È lecito, però politicamente imbarazzante. Poi per 7 anni dopo, però mi pare di capire. Scusa, ma posso dire il suo giudizio sulla figura di Carminati, la figura di Carminati dentro questo sistema di potere, qual è? Ma io credo che sia un signore dedito all'organizzazione criminale, a pensare che si può fare violando le leggi la prima vita, però appunto. Non è che c'ho elementi, sai, eravamo amici, allora posso dire com'era. Questo era il giudizio su quello. Lo giudico da quello che lei. Non per amicizia, invece. Posso dire una cosa? Sì, però poi ti volevo chiedere una cosa uscendo da questo tema. Ma perché non sapevo chi era. Dopo Marco Lillo, però volevo chiederti anche una cosa su Consip, perché Velocemente volevo spiegare chi era Carminati, da come lui stesso si è definito, e perché giustamente dice Storace si è vestito di antipolitica ieri, no? Però diciamo diamo a Carminati quel che è di Carminati, perché la storia che lui ha raccontato ieri è molto interessante. Allora lui cosa dice che a un certo punto le cooperative di cui lui era socio occulto, cioè quelle di Buzzi, costruiscono il campo nomadi. E perché lui si è vestito antipolitica? Ieri del risultato simpatico? Perché racconta questa storia. Dice, dopo 2 anni che aveva costruito il campo nomadi, Buzzi non veniva pagato. Perché così fanno questi del mondo di sopra. Io che sto nel mondo di sotto, noi abbiamo 3 regole, non 10. Però quelle 3, dice lui, le rispettavamo. A me sembrava folle. Comandamenti, dei 10 comandamenti, esatto. Ne 3. Lui dice, ma può essere che per 2 anni tu fai il lavoro, devi pagare le 13esime ai dipendenti e non te pagano? A me mi sembrava folle. Quindi dicevo a Buzzi, andiamo a fare gli atti con l'avvocato. E Buzzi mi diceva, ma che sei matto? Questi poi ci danno più i lavori, non hai capito come funziona il sistema. Allora, io su questa parte del racconto di Carminati la reputo credibile in qualche modo, perché so come funzionano i lavori pubblici in Italia. Allora, il punto è, Buzzi si rivolge a Carminati per risolvere il problema. Sbloccare. E questo, questo interroga la politica, l'altra parte del tavolo. Cioè, il concetto, rendiamoci conto a che livello è arrivata la situazione. Cioè, se in Italia... Il punto è... Quante volte mi hanno telefonato, senta, quelli non ci pagano. Esatto. Ma che è mafia quella? Mi sto dicendo, a prescindere dal fatto... A prescindere dal fatto, la patologia del sistema Italia, arriviamo al punto che... Lasciamo però rispondere. E su questo, diciamo, io penso che il racconto di Carminati sia sincero, no? Arriviamo al punto che nella capitale d'Italia, la più grande cooperativa rossa del centro Italia deve mettersi nelle mani di un criminale riconosciuto che ha 6 pagine di casellario giudiziale per poter andare a riscuotere dal comune il suo credito legittimo. Se è vera la storia. Sì, così, nei suoi termini più o meno. Lucarelli non viene indagato, questo ti dirà qualcosa, no? No, però che era quello che doveva essere il tramite. Io voglio dire, la storia, a prescindere dal fatto che poi questa sia mafia, a prescindere dal fatto se sia corruzione, ma è la patologia del sistema, del rapporto tra imprese e pubblica amministrazione, che questo rivela è evidente. No? Esposito voleva intervenire su questo. Intervenire perché, vedi Marco, interroga la politica, a me interroga da parecchio tempo e ogni tanto provo anche a cercare qualche soluzione, ma prima io l'ho detto e lo voglio ribadire, guardate che dentro questa vicenda del processo in corso, adesso il mondo di sotto, il mondo di sopra sono tutte belle immagini, ma c'è il mondo di mezzo, quello da cui si è partiti, che secondo me continua a essere quello che c'è tra
l'appalto fatto correttamente, una classe politica, diamo per scontato, onesta, è quello che poi succede dentro una macchina che è compromessa. Guardate, vogliamo parlare dei punti verdi qualità una volta, ne vogliamo parlare. Di che cosa è successo e di cosa sta succedendo oggi ancora, di quanti soldi la pubblica amministrazione ha gettato al vento. Io non faccio operazioni di difesa politica di questo o di quello, dico Marco che forse anche chi guarda da osservatore, da commentatore, dovrebbe cominciare a valutare che cosa è successo e che cosa continua a succedere nella macchina amministrativa italiana del Comune di Roma, che è importantissima perché è la capitale d'Italia, perché noi rischiamo altrimenti di fare un po' di spettacolo, no? Di tradurre un processo complicato, pilota, coraggioso, con una spettacolarizzazione, e ci stiamo dimenticando che il dato di verità sul quale ci dobbiamo veramente confrontare è se oggi c'è un meccanismo del rapporto tra la pubblica amministrazione, il sistema delle imprese e la gestione delle risorse pubbliche che è cambiato. Non è cambiato. Mafia Capitale è un bel titolo, va bene, ma i condizionamenti che le imprese secondo me subiscono, a volte anche a prescindere dalla politica, adesso riguardano un momento. La macchina amministrativa. Ne vogliamo parlare, ma non lo dico Marco, ma vogliamo dire che vuoi togliere la responsabilità politica, no, allora, tra Mafia Capitale e Consip c'è una garanzia, se vogliamo fare un ragionamento di cose che sembrano così lontane, allora in fondo così lontane. Scusami Marco, però allora adesso mettiamo un momento d'ordine nella discussione su questo tema qui. Subito dopo la pubblicità avremo ospite, anche lo dicevo, il professor Perotti, è un esperto di municipalizzate, e cercheremo di capire anche quali sono, qual è l'impasse di tutto questo nelle quali la criminalità si può annidare e trova facile gioco, la corruzione eccetera, e quindi ci arriviamo. Prima di andare in pubblicità, lasciando perdere i nessi Mafia Capitale e Consip, invece volevo fare una domanda precisa a Marco Lillo, perché è stato il primo a tirarla fuori, sulla deposizione di Emiliano. Ieri è stato sentito dal PM Palazzi nell'inchiesta Consip, se quegli SMS, se è emerso qualcosa da questo, è qualcosa che può avere un rilievo. Solo su questo punto, velocissimo, perché dobbiamo andare in pubblicità. Allora, sostanzialmente ieri Emiliano ha consegnato ai PM gli SMS che a me per sbaglio ho fatto vedere, e poi ha richiuso il cellulare in 5 minuti. E cosa forse dicono questi SMS? No, forse non per sbaglio. Così beh, è andata. Insomma, diciamo che l'hai abbastanza convinto con maniere, con argomenti ora, convincenti. Il punto degli SMS qual è? È il rapporto tra un favoreggiatore presunto e un indagato per traffico di influenze presunto. Quindi il concetto qual è? Luca Lotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, braccio destro di Matteo Renzi, nel 2014 segnala come persona da incontrare, quindi lo accredita, sindaco di Bari, Michele Emiliano, un signore che si chiama Carlo Russo. Risponde a una domanda, questo è il primo flash. Questo è il primo, domanda precisa, lo devo incontrare, dice sì, se lo fa non perdi tempo. Risponde a una domanda, non è che lo segnala. Questo è il primo flash, poi se vogliamo entriamo nel dettaglio di quello che ha detto Luca Lotti nell'SMS. Primo flash, quindi, illumina questa scena. Luca Lotti dice: Emiliano, se incontri questo signore, anche se tu mi dici che eccetera eccetera, io ti dico incontralo per 10 minuti, non fai male. 2014, secondo flash, 2016, secondo Marroni, un uomo che oggi guida la principale stazione appaltante italiana, la Consip, secondo Luigi Marroni, Luca Lotti entra nella sua stanza e gli dice: caro Marroni, occhio che c'è le intercettazioni, stanno indagando sulla Consip. In quell'indagine c'è un signore che si chiama Carlo Russo, che è lo stesso che Lotti, secondo Emiliano, secondo me, secondo gli SMS, aveva raccomandato 2 anni prima. Allora il punto è evidente che questa roba è importante, è evidente Emiliano che non è secondaria. Si è tenuto i messaggi. Perché Emiliano, la mia opinione è che li ha tenuti come tutti i messaggi, ma senza ricordare che c'era Luca Lotti, sennò probabilmente non me l'avrebbe dato quel messaggio, perché non gli ha fatto, secondo me non ha giocato a favore suo nelle primarie. Ora, bisognerebbe il punto raccontare perché te l'ha dato. Marco, il punto, però dai. Poi ci andiamo. Allora, il punto qual è? Il punto qual è, secondo me? Che c'è un'indagine che è a Roma da dicembre, che c'è un punto interrogativo enorme sul potere renziano, su Luca Lotti, il braccio destro di Renzi, ma sullo stesso sistema di potere renziano, che da 4 mesi ormai attende risposta. Cioè noi vorremmo capire, prima di andare a votare le primarie, vorremmo che la Procura di Roma, vorremmo che qualcuno ci illuminasse per capire se
il signor Luigi Marroni, capo della Consip, mente, o se mente Luca Lotti, perché se mente Luca Lotti, alla procura di avere dei tempi, così i tempi saranno, sì, ma non è una risposta, non è risposta da poco, non è risposta da poco, cioè è una risposta, però non si può dire la procura fai presto, perché insomma fai presto, non si può restare, non si può restare in sospeso, bisogna dirlo a tutte le procure di fare presto. Pubblicità, restate con noi subito dopo. Di nuovo in onda, due aggiornamenti, in questo caso adesso sono sui siti, ma insomma d'agenzia, vediamo il sito della Repubblica di notizie. Intanto lo abbiamo detto anche nel telegiornale, ma insomma c'è qualche notizia in più, è stata sgominata questa cellula jihadista nel centro di Venezia, 3 arresti, 1 fermo, 10 perquisizioni in un'operazione congiunta di polizia e carabinieri dopo un'indagine molto lunga. E poi un'altra notizia sulla quale potremo poi chiedere anche un commento al professor Perotti, Roberto Perotti dell'Università Bocconi, che è stato anche commissario alla Spending Review per il governo Renzi e che è anche autore di un libro sui temi della spesa, delle spese sulle quali non si riesce a mettere ordine. E cioè la notizia che Trump si scaglia contro i prodotti dell'Unione Europea e quindi anche italiani con dei dazi, pensando di mettere dei dazi addirittura del 100% nel mirino, la Vespa e la San Pellegrino. Anche questo è una notizia che ha ovviamente la sua importanza. Prima di commentare questo, però, vorrei andare subito al professor Perotti, perché abbiamo parlato di Roma e più volte dell'inchiesta Mafia Capitale di Carminati, ma più volte è emerso dal dibattito il tema degli appalti, il tema di una situazione, diciamo, anche delle aziende pubbliche, di un tessuto amministrativo nel quale poi è facile che si formino, insomma, che la criminalità trovi spazio. Allora lei, e abbiamo copiato il titolo dalle 2 pagine di Repubblica che ha scritto proprio sui temi delle municipalizzate, che si chiama Comune S.P.A. Ed è anche un tema appunto di Spending Review spesso evocato dai governi, il taglio delle municipalizzate, lei parte proprio da lì, addirittura contestando il numero. Volevo chiederle insomma, perché è impossibile tagliarle, riordinarle, fare in modo che siano efficienti, come dire, anche frenando la corruzione, ostacolandola, rendendo più difficile la corruzione? Buongiorno. Secondo me bisogna distinguere i casi più eclatanti come l'ATAC di Roma dalle migliaia di municipalizzate che non sono necessariamente corrotte, non sono tutte inefficienti, alcune lo sono, altre meno, quindi bisogna distinguere i casi più eclatanti e forse inestricabili da quelle delle tante ordinarie municipalizzate. Nel caso di Roma ho l'impressione che sia una questione più da procura che da economisti, sì, o da politici. Nel caso, sì, delle tante altre migliaia di, sì, partecipate, il problema secondo me è che noi pensiamo di vendere le partecipate per fare cassa. Questo non succederà, perché le partecipate non sono tante quelle che possono essere vendute e in ogni caso non si farebbero tanti soldi. Però le partecipate vanno ridotte di numero e va ridotto il perimetro di quello di cui si occupano, perché sono una fonte, l'humus dove si alimenta il sottobosco, l'inciuccio tra gli imprenditori che invece di fare gli imprenditori cercano di farsi dare favori dai politici, e i politici che invece di occuparsi di tappare i buchi nelle strade si occupano di nomine di amministratori municipalizzati di terzo o quarto livello. E quello è il problema, il motivo per cui le municipalizzate vanno ridotte. Il problema per cui non si riesce a ridurle, e sospetto che la riforma Madia non riuscirà a ridurle, è che c'è sempre stato un approccio esclusivamente giuridico formale che si basa su delle definizioni, spaccare il cappello in quattro, un approccio puramente formale, mentre quello di cui si ha bisogno è dire esattamente quello che le municipalizzate possono fare, 1, 2,
dire quante municipalizzate, quanti dipendenti le municipalizzate possono avere, diciamo, in una regione o provincia. Non c'è nessun motivo per cui un comune debba avere una municipalizzata che si occupa di servizi cimiteriali, basta una divisione del comune, non c'è bisogno di una municipalizzata. Ci sono delle municipalizzate in comuni di 5-10 mila abitanti che si occupano di cartellistica stradale, si occupano di disbrigo pratiche, non c'è nessun motivo per questo. Ci sono dei comuni di 10-15 mila abitanti che hanno delle società di informatico, delle società di trasferimento tecnologico, addirittura società di start-up. Queste cose vanno semplicemente proibite. E si dice una regione, una provincia può avere al massimo una società di informatica, per esempio, di dimensioni X. Cioè lei dice di misurare, che devono essere commisurate le dimensioni alla dimensione del comune. Purtroppo la riforma ha un approccio esclusivamente formale e giuridico che non cambierà niente. Tra l'altro sono tutte cose che sono già state tentate in passato, letteralmente sono state prese da misure passate che non hanno mai funzionato. Stefano Esposito. Sì, buongiorno professore. Ma, buongiorno. No, io condivido abbastanza il ragionamento che lei fa. Dovremmo condividi anche il pessimismo no, sulla riforma ci arrivo Maria. Sulla questione dell'approccio, perché lei, che conosce bene la materia, sa perfettamente che appena si è usciti o si è cercato di uscire solo da un approccio che avesse prevalentemente una valutazione di carattere giuridico-amministrativa, noi abbiamo avuto anche qualche problema col Consiglio di Stato rispetto ad un approccio invece che non fosse solo ed esclusivamente di quella natura. Il tema c'è tutto, però dobbiamo dirci la verità. Noi continuiamo a non parlare della ragione per la quale in questo Paese abbiamo una miriade di partecipate. Sono d'accordo con lei di separare le grandi partecipate nelle grandi città da quelle diffuse nei medi e piccoli comuni, che poi sono la maggioranza dei comuni italiani, perché è la logica dell'affidamento in house. Cioè il tema qual è? Che noi per anni in questo paese abbiamo chiuso il mercato e lo abbiamo in qualche modo su settori che potevano essere invece messi a gara con le imprese private utilizzando le partecipate. Abbiamo fatto un doppio danno. Abbiamo impedito alle imprese che quel mestiere li facevano di poter competere su un mercato che era importante, perché il mercato pubblico è un mercato comunque rilevante, e dall'altra parte in molti casi, moltissimi, abbiamo costruito quello che io chiamo il cortile di casa della politica, dove la dinamica del rapporto, non solo le nomine, perché le nomine sono 3, 4, 5 nei consigli di amministrazione, il vero problema sono le assunzioni, cioè noi non smontiamo il sistema clientelare consociativo che ha generato il meccanismo sul quale ci confrontiamo. Per questo io credo che vada dato sostegno e vada riempito dal punto di vista dei contenuti politici quella riforma Madia, perché poi se lei oggi osservasse sulla cronache locali dei giornali l'impatto che ha avuto la riforma Madia, cominciano tutti a dire no, ma attenzione però, perché dobbiamo valutare, perché questa partecipata è utile, attenzione perché ci sono comunque 200 persone che ci lavorano. Guardate che noi abbiamo la necessità di una classe politica, lo dico parlando da politico, che termini l'idea che nulla è mutabile. Ecco. Perché l'impressione... facciamo un esempio. Devo fare un esempio, proprio mi viene un po' così, mi si accende una lampadina. Io ne ho tanti da farti. No, allora, ma dico, per esempio, Madia, da questo punto di vista, è uno strumento che deve essere interpretato in maniera intelligente dalle classi dirigenti. Il pesce puzza sempre dalla testa, no? Siamo tutti d'accordo su questo. Allora, voi avete un alleato che si chiama Angelino Alfano, il quale ha un fratello che si chiama Alessandro Alfano. Alessandro Alfano è un signore che con la laurea triennale presa a 34 anni è stato assunto alle Poste, società per azioni controllate al 100% dal Ministero dell'Economia, governato da Padoan, che è un tuo compagno, diciamo, penso sia una persona che tu stimi. Ecco, e questo Alfano guadagna 200. Dire che l'ha assunto Padoan mi sembra... No, l'ha assunto... mi sembra esagerato, L'ha assunto Poste ai tempi di Sarmi, però è stato promosso, è arrivato a 200.000 euro di stipendio con Caio, che è uno che è stato nominato dal vostro governo. Allora il punto è molto semplice, ma di fronte a una situazione in cui sono dei postini che hanno il master, preso non a 34 ma magari a 26 anni, è una situazione vergognosa alla quale
tu come politico ritieni che si debba mettere mano? Cioè, tu pensi che puoi fare questi discorsi in televisione senza fare qualcosa come Partito Democratico, Marco, per far sì che questa situazione venga rimossa? Marco, io guarda... Oppure non si può andare in televisione a dire interveniamo sulle società partecipate quando avete il fratello del vostro alleato principale, facciamo un ministro fondamentale di questo governo che prende 200.000 euro lordi all'anno ed è una vergogna denunciata da noi dalla rete televisione. Perché, no, allora io vengo in televisione, ma il concetto deve essere chiaro. La domanda l'hai fatta, non si può parlare in televisione di questa cosa finché Alessandro Alfano continua a guadagnare 200.000 euro all'anno alle poste. Non si può più parlare, Marco, di giornalisti come te, di cui ho grandissimo rispetto, che però vengono in televisione e l'unica cosa che sanno fare, va bene, mentre io sto cercando di fare un ragionamento che riguarda il paese e ricordare e fare le tue battaglie, scusami, la tua battaglia contro il fratello di Angelino Alfano che è una cosa degnissima. Abbi pazienza, sai qual è l'effetto che produce nei telespettatori? Pensare che i problemi di questo paese, va bene, sono proprio Angelino Alfano, sono proprio questi. Forse sono ti proprio fugge questi. Che i 200.000 euro di stipendio, ascoltami, non mi fai difendere, non mi fai difendere Angelino Alfano, di cui non me ne può scappare di meno, fai discorsi di meno, poi come informazione non puoi tollerare che quella persona rimanga in quel posto un giorno di più. Tutti i Marco, per favore, di uscire da menti seri, di fare questa cosa basta con questo. Scusatemi, io lo capisco che è il problema. Se parliamo di mafia capitale, vuoi parlare di Consip. Se vuoi parlare di partecipate, allora, vuoi parlare del fratello di Angelino Alfano? È una partecipata. L'hai già fatto, Marco, una volta. Prova a fare un ragionamento da classe di una parte anche tu. Ma se classe dirigente anche tu. Sì, il microfono anche di Marcolillo e di Stefano Esposito. Non vi stanno sentendo, Per favore, scusatemi, non si può fare così. Della pubblica ministra invece Marco Lillo, per cortesia, scusatemi, io però no, allora mi dispiace, questa trasmissione non funziona così, non funziona così. Hai detto tutto, i telespettatori a casa hanno sentito le tue obiezioni, no, no, non è vero, hai finito, scusami, no, ti sto dando sulla voce io, no, lo possiamo, lo puoi, hai finito, no, non è vero, hai potuto, ti assicuro di sì, rivediamo la registrazione dopo. Sì, ma non è... Scusami, però, tu sei ospite... Ecco, appunto. Sei ospite di questa trasmissione come gli altri. Allora, hai fatto, ti assicuro, ti ho garantito, hai detto tutto quanto. È un'obiezione che è non solo rispettabile, giusta, l'hai fatta. Hai parlato di Angelino Alfano, del fratello Alessandro, l'abbiamo fatto anche altre volte. I telespettatori hanno ascoltato, è un'obiezione che ci stava. Lui ha risposto... come crede, dopodiché non puoi continuare fino a che lui non risponde esattamente come vorresti che rispondesse. I telespettatori a casa giudicheranno. Allora, io però giudicheranno questo, l'argomento è stato posto e si è capito. Allora, io però invece ci tengo a tornare al tema delle municipalizzate, oltre che c'è un discorso di competenza, poi ne faremo anche altri, parliamo anche della tesi copiata della Madia, qualsiasi cosa. Però, prima di parlare di tutto questo, io vorrei stare al tema... E stare a un tema che credo interessi tutti, perché siccome è da una parte la litania solita di dove si va a tagliare, e il professor Perotti ci ha spiegato che in realtà poi non si ricava nemmeno tantissimo tagliando le municipalizzate, però c'è un problema, comunque c'è un problema di dipendenti e sono posti di lavoro che vanno salvaguardati, però questa non è nemmeno una buona ragione per continuare, come dire, a gonfiare di posti che poi non esistono. Allora, vorrei sapere che cosa ne pensa Storace e anche nel concreto sul caso di Atac, perché è stato, l'abbiamo tirato fuori varie volte, forse oltre che occuparsi dei familismi che ci sono, la politica deve anche affrontare delle questioni che sono, cioè c'è un'emergenza, ci sono autobus che vengono bruciati, ha scritto un pezzo molto bello Francesco Merlo su Repubblica qualche giorno fa, un'emergenza che è tangibile, l'avete detto anche voi, c'è una questione di appalti, vorrei sapere Storace che ne pensa. Vostro onore, ho assistito a questa splendida recita tra due attori impareggiabili, però non è che io rinuncio a parlare delle cose che ho sentito, perché anche per me è una vergogna la vicenda del fratello di Alfano, così come una vicenda vergognosa la nomina di un ministro dell'istruzione senza laurea. Così come però vorrei leggere anche belle inchieste sul tuo giornale sulla parentopoli grillina Adac, no?
figli deputati, madri senatori, eccetera, eccetera. Non leggo una riga su tutto questo. Allora, io non è che voglio dire che sono tutti quanti uguali, me le guardo bene. Però, santo cielo, stiamo parlando davvero di un'altra cosa. A me quello che preoccupa da certe analisi, e vado anche in contraddizione con una tesi che anch'io ho più volte esposto, quando parliamo di ATAC, quando parliamo di varie aziende, tema snellire, distruggere tutto, persino il controllo. Ecco, su questo vorrei fare una domanda al professor Perotti, se è possibile. Certo. A me preoccupa la tendenza a ridurre i controlli. Vedete, io in passato ho sostenuto anche la tesi degli amministratori unici, aziende municipalizzate, eccetera, eccetera. Voi siete sicuri, certo, se fanno il loro mestiere, se mettiamo dei manigoldi è inutile parlarne, che senza i consigli di amministrazione, che nell'economia delle aziende non spendi nulla rispetto all'imponenza del personale assunto, delle gare che si fanno, eccetera, eccetera, senza questi soggetti le cose vadano meglio? Io lo vedo con le case popolari nella nostra regione. Le case popolari sono 4 anni che sono commissariate con un signore e nessuno sa cosa succede. Tutto questo, il fatto ovviamente non se ne occupano, noi sì, tu chiedi sempre ai politici cosa hai fatto tu sulla polemica di questi giorni, vitalizi? Io ho scritto al Castiglio della Regione, non voglio più il vitalizio. Ha scritto qualcuno? No, non ha scritto nessuno. Però l'ho fatto, perché non c'è bisogno di mettere i cartelli, c'è bisogno di fare il proprio dovere. Allora, fare il proprio dovere è anche assicurarsi che ci sia un consiglio di amministrazione che controlla la situazione dell'ATAC. Esposito, la conosce ancora meglio di me, è veramente nel caos totale. Perché non si capisce chi deve pagare, quanto la regione deve dare all'ATAC di quello che riceve dallo Stato. È una situazione veramente ingarbugliata. Oggi io ho timore che quell'azienda possa andare avanti se non si interviene con il bisturi. Professor Perotti. Ovviamente io l'ATAC non è che la conosca molto bene, sospetto che nessuno conosca bene la situazione dell'ATAC, perché è talmente, se posso usare la parola, incasinata, che sia impossibile capire esattamente cosa succede. No, c'è il tema dei controlli, che era la domanda che sollevava Francesco Storace. Sono abbastanza d'accordo, e questo è un esempio dell'approccio formale della riforma Madia. Per soddisfare, diciamo, un pochino il populismo emergente, ha deciso di imporre l'amministratore unico a tutte le partecipate, con delle eccezioni possibili. Io non sono abbastanza d'accordo con Storace, che in alcuni casi un consiglio di amministrazione, se composto da persone competenti, possa servire. In realtà la riforma Madia aveva un modo velocissimo per ridurre le poltrone di circa 10.000, cioè tutte le società controllate, le partecipate, hanno sia un consiglio di amministrazione, sia un collegio sindacale, sia un organismo interno di vigilanza, che fanno praticamente la stessa cosa. Nessuno delle due è praticamente efficiente di solito, perché si limita a mettere delle firme. Bastava abolire l'organismo interno di vigilanza, sono 3 per ogni partecipata, sono circa 4.000 partecipate, circa 10.000 persone, e si abolivano 10.000 persone. Non 10.000 persone, professore, perché molti hanno lo stesso incarico. Si riduplicano. Lì è il mercato vero. Sì, si abolivano 10.000 posizioni. In realtà la riforma Madia ha addirittura aggiunto un ulteriore organismo, praticamente un organismo interno di vigilanza, anche se non ha questo nome, quindi ha aggiunto altre poltrone, perché sempre questo approccio formale, sempre controlli formali senza sanzioni, per cui non serve a niente, si impongono continui adempimenti formali a delle aziende che già ne hanno migliaia, che però continuano a fare quello che vogliono perché non ci sono sanzioni. Claudia Fusani, che voleva intervenire, sì, prego. Allora, a parte una cosina su Alfano, volevo dire brevissima, cioè non ci sono dubbi che il ministro Alfano in quella condizione avrebbe dovuto pretendere le dimissioni del fratello. Non ci sono dubbi su questo, al di là delle interrogazioni parlamentari. Il ministro doveva pretendere dal fratello che si dimettesse, punto a capo. Allora, sulle partecipate, io credo una cosa, siccome appunto non è stato... Nulla è facile come doveva essere, come voleva si dimostrare. Roma però doveva dare l'esempio da questo punto di vista. In che senso? Quando si dice che Roma probabilmente avrebbe dovuto avere un commissario per 2 anni per rifondare il sistema di
proprio il sistema di governo di una città che non è una città come l'altra, è una città metropolitana, capitale d'Italia, e ha ormai una struttura burocratica amministrativa che non si controlla più, che non si gestisce più. Allora io penso che lì, mi dispiace perché insomma poi il cittadino è sempre bene che elegga il suo amministratore, però forse deve essere colta l'occasione per, come dire, fare veramente un periodo di 2 anni, 3 anni per rifondare l'amministrazione di questa città. 5. E dare poi l'esempio 5. Anche alle altre, perché cioè, è necessario, tutto lo dimostra. Allora, queste partecipate sono delle fabbriche di consenso, vengono utilizzate per il consenso ai politici, eccetera. Quindi questo è dimostrato con le assunzioni. Allora, tu devi spezzare questa cosa, e la spezzi, ora scusate, spezzare è un termine brutto, la devi cambiare, la devi modificare, la devi cancellare questa cosa. Quindi va rifondato il sistema della burocrazia in Italia, senza buttare la palla in tribuna, però bisogna ricominciare da lì. Roma poteva essere un buon punto, il primo punto a cui ricominciare, perché comunque, insomma, adesso vediamo l'assessore Colomban di Roma, le partecipate, che dice... questo è un pezzo del saranno, purtroppo non abbiamo la telecamera a spalla oggi, ma se riusciamo a prendere il Fatto Quotidiano, il pezzo di Giorgio Meletti di oggi. Cioè, attualmente sono una trentina le partecipate a Roma. Esatto, sì, adesso lo diciamo bene. Lui diceva, il Colombano, assessore a Roma, dice sono una trentina, le porteremo a 10-12. Non ce la faranno, perché è impossibile, la struttura burocratica è tale per cui non ce la puoi fare, eccolo, non c'entra la legge. No, e poi perché, eccolo il pezzo, perché a proposito di questo, poi delle... Certo, insomma, sì, di questo, c'è questo, anche questo sistema nel quale cadono tutti, perché l'assessore Colomban, nominato al Movimento 5 Stelle, alla vigilia delle nomine a società quotata, la D. Irace ha assunto a 240.000 euro l'anno Simioni, e c'è un dirigente, cioè lavora per l'assessore ma viene pagato da Acea con uno stipendio di 240.000 uno spreco. Euro l'anno, esattamente. Forse anche qualcosa di più. Quindi, quella è una quotata, per dire quanto il sistema poi è complicato da cambiare nella città, però poi uno vorrebbe anche capire concretamente se c'è un modo per agire, perché sennò stiamo a dire che nessuno ci riesce. Azzerare, ma che cosa significa? Azzerare e congelare con un commissario che ti congela la situazione nel frattempo cambia. Togliere di mezzo il bottino chiamato Roma. E come si fa? E devi avere il coraggio, il commissario, cioè 2 anni non basta, no? No, 2 anni, un per commissariare. Lungo, un tempo lungo per la città serve come il pane, perché... Cioè bisognava avere tronca più tempo? Tronco, chi per un altro, bravo, un commissario. Diciamo, bravo, ci vuole, poi che non ha bisogno di consenso e può intervenire. È così, è l'unica soluzione possibile, secondo lei, professor Perotti? No, l'idea lei che di... ha fatto il commissario, non di una città. No, io non ho fatto il commissario, ma comunque la mia, diciamo, se mi devo basare sulla mia esperienza, stiamo freschi. Ma non ho capito perché è finita la sua esperienza. La sua esperienza si sa benissimo perché è finita, non si trovava bene, lo so che era retorico. Prego, una provocazione. Non sono d'accordo perché c'è questa idea sempre della straordinarietà, cioè cosa vuol dire riformare la burocrazia? Un termine troppo generico, bisogna, e sono cose che si sono dette per 50 anni e non sono mai andate da nessuna, da nessuna parte. Bisogna intervenire con il macete, non con il bisturi. Si è detto, si continua a usare degli approcci formali giuridici. Bisogna dire tu regione, tu città di 5.000 abitanti, questa cosa non lo puoi fare, non puoi avere una società di informatica in una città di 5.000 abitanti. Si dice sempre lo Stato non ha poteri contro gli enti locali, non è vero, lo Stato dice tu hai una società di informatica con 5.000 abitanti, una società di start-up, ci sono in Lazio soltanto, ci sono almeno 13 società di start-up, io ne ho contate 13 ma probabilmente ce ne sono di più, che è una cosa insensata perché dei burocrati che fanno delle start-up non va da nessuna parte. Si dice, voi non le potete fare, le fate e vi tagliamo i trasferimenti, molto semplice. No? Nella riforma Madia comincia con il seguente cappello, da oggi in poi nessun ente locale può avere una partecipata che non è congrua con il suo scopo, con lo scopo dell'ente locale. Una definizione del genere, qualunque sindaco potrà sempre dire, certo che questa partecipata è congrua con i miei scopi. Cioè, che cosa serve queste cose? Però lei dice deve farlo la politica, non il commissario, mi pare di capire. Ma non lo farà mai la politica? Certo.
Deve farlo la politica, ma bisogna, bisogna smettere con l'idea che sia una questione di cultura. È vero che c'è una questione di cultura, di malaffare, eccetera, ma con queste prove non si va da nessuna parte. Bisogna intervenire con Mazzini. Sì, professore, ci fermiamo, fate, no, pubblicità, fate, pubblicità, siamo in ritardissimo. Allora, Marco Lillo, volevi completare il tuo ragionamento del perché la questione di Alfano era, diciamo così, per te così importante anche nell'economia di una questione delle municipalizzate che ovviamente se riguarda dipendenti, riguarda numeri grandi di dipendenti, costi, eccetera. Prego. No, perché il discorso è molto semplice. Sintetico perché abbiamo pochissimo tempo. Io reggo Esposito. Vai. Allora, Esposito non interrompe. Giusto zitto. Vai. Allora. Il problema non è dello strumento, si sta parlando da mezz'ora delle società partecipate come se fossero il male. Il punto è che una società partecipata è uno strumento che può essere utilizzato per il bene, per assumere però mi pare che il migliore, questo l'abbia spiegato per assumere bene. Il migliore, ovvero per assumere il peggiore. Nel momento in cui si discute dello strumento e però ci si tiene in casa il morto, che in questo caso è la presenza del fratello, di un ministro fondamentale, Del partito NCD, ora chiamato in modo differente Alfano, è evidente che non si è credibili. Questo era il concetto. Ora, il punto è, la stessa cosa la possiamo applicare ad altri N problemi che ci sono. Cioè, se noi parliamo di meritocrazia e chiediamo ai nostri ragazzi di studiare per potersi affermare nella vita, poi siamo credibili quando tolleriamo situazioni di questo genere? Se noi abbiamo, nel caso che tu citavi prima, un ministro come Marianna Madia che secondo quello che abbiamo pubblicato noi del Fatto Quotidiano, nella sua tesi non cita correttamente le fonti e sostanzialmente pubblica su, mi pare, 28.000 parole, 4.000 parole prese da altri testi senza indicare chiaramente con i virgolettati che quelle parole provengono dal lavoro altrui. E se un'istituzione importante come l'IMT di Lucca, che ha dato questo dottorato di ricerca, non apre un'indagine su questa cosa, non fa nessuna verifica terza da parte di un'autorità indipendente, siamo noi credibili quando andiamo a chiedere ai nostri figli di studiare, di essere seri quando presentano le loro ricerche? Secondo me no. Allora il punto è, la credibilità personale quando si viene in televisione a fare dei discorsi è fondamentale, cioè altrimenti parliamo in un mondo, in un metamondo nel quale chiunque può dire qualsiasi cosa, può venire qua domani Carminati a parlarci di etica. Non funziona così. Cioè, se io sto in una trasmissione e sento una persona che dice un qualcosa che è totalmente contrario all'azione politica del suo governo, del suo leader, io lo devo dire, altrimenti non ci sto in trasmissione, cioè non faccio il gioco delle quattro marionette, sì, in cui uno dice qualsiasi cosa e io sto in silenzio. Per cui se secondo me, per le marionette, se secondo Marco, me, no, io non mi ci metto anch'io, mi ci metto anch'io. Il problema però, dei talk qui, scusa, è che devono però mantenere Marco, un contatto con la realtà. Non si può parlare di società partecipate come se fosse il cancro senza dire che il cancro, non sto parlando di te, siamo due giornalisti, tu dovresti parlare da giornalista, non da politico. Allora, il punto, sono le scelte che fanno i politici, come quella che abbiamo raccontato noi sull'amico di Colomban nel governo 5 Stelle, per dimostrare a Storace che siamo molto amici del 5 Stelle, non facciamo mai articoli sulle parentopoli del 5 Stelle come dice lui. Quello è un comportamento singolo. Quindi il problema non è il fatto che esistano le partecipate, il problema è che tu nomini Alfano in una partecipata e finché veniamo in trasmissione a parlare delle partecipate il problema non si risolve. Allora, invece, mettiamola così. Detto questo, allora, mi pare che abbia sollevato Marco Lillo nel suo modo e nelle sue forme, ha sollevato la questione, diciamo così, di quanto le vicende che sono, diciamo, di familismo, di raccomandazione, di condizioni diverse rispetto a quelle di tutti gli altri, poi rendono difficile, come dire, operare per tutti quanti. Quindi, cioè, c'è un piano simbolico, e come tante volte l'abbiamo detto quando si parlava di tagliare, di fare tagli di spesa molto forti e poi non c'erano i tagli dei costi della politica. È lo stesso tipo di argomento, ci sono delle cose che magari riguardano uno ma sono simboliche. Allora, su questo piano la decisione è accettabile, poi la questione dei talk direi che è più ampia e non mi pare che poi sia così interessante di trattarla qui, soprattutto a 3 minuti dalla fine. Stefano Esposito, poi volevo chiedere una cosa a Perotti, ancora purtroppo ci manca veramente pochissimo tempo per la trasmissione. Io in un minuto... sì, diciamo di tenere insieme, si può intervenire in effetti, allora la domanda è questa, c'è una possibilità anche per esprimere un giudizio negativo su cose che vengono fatte da quelli della propria parte politica, che non sono giudiziarie ma che sono, come dire, di comportamento, come il caso di Alfano,
come è stato nel caso del Rolex di Lupi, per esempio, poi si è dimesso. O insomma, torniamo sempre lì, però, c'è un modo di... Guardi, io non l'unica cosa che non sono più disponibile ad accettare è che ci sia qualche giornalista che pensa che siccome ha pubblicato una notizia, quella notizia sia immediatamente vera, perché lo uso sulla Madia. La Madia ha spiegato ampiamente e l'Istituto di Luca, attraverso il suo direttore, basta leggere Il Post, che è un giornale esattamente come Il Fatto Quotidiano, in cui risponde puntualmente. A me questa idea messianica, per cui ci sono alcuni giornalisti, mi spiace che lo faccia anche Marco Lillo, per cui loro hanno la verità in tasca, e siccome dicono una cosa è sicuramente vera, francamente lo trovo discutibile. Detto questo, vorrei ricordare a Marco Lillo che in questa trasmissione chi ha parlato di clientele e consociazione da stroncare sono stato io, e nella mia esperienza, caro Marco Lillo, quando sono stato per 4 mesi assessore, va bene, ho contestato, mi sono rivolto alla Procura della Repubblica, ho denunciato pubblicamente la clientela consociazione del mio partito anche, va bene? E non ho letto da nessuna parte in questi mesi, no ascoltami, non ho letto da nessuna parte in questi mesi che cosa sta avvenendo sul terreno che io ho contestato, perché ti faccio un esempio e spero che tu possa fare domani una paginata. L'ATAC si è dotata, va bene, di una figura anticorruzione, va bene? Facendo una specie di concorso a cui hanno partecipato 2 persone. Sai chi lo ha vinto? Sai chi lo ha vinto? La candidata trombata alle elezioni europee del Movimento 5 Stelle. Io lo scrissi 20 giorni prima che il concorso finisse, va bene? Non c'è una riga da nessuna parte, però quella non è clientela e consociazione, quella va molto bene. No, vedi, Marco Lillo, io la mia parte politica ne vedo tutti i limiti, ma io a questi talk e a tutte le trasmissioni ci vado portando la mia faccia e le mie battaglie, e siccome tu non sei in grado di dire una sola parola sulle mie battaglie, perché se qualcuno avesse preso le mie battaglie su ATAC e le avesse scritte, non puoi non riconoscere, non puoi non riconoscere, le abbiamo raccontate, le rispetto le tue opinioni, non pensare che siano la verità. Non sei riuscito a dirla. L'ho detta prima. Non è la forza. Quanto mi riguarda la vicenda Alfano, non hai le palle di dire Alessandro. Hai capito? Bravo, ce l'abbiamo fatta. No, ma non c'è da applaudire. Due ore dopo. Vorrei sapere se pensi che invece ma io ho scritto di Virginia Raggi, non della responsabile anticorruzione, che non so nemmeno chi sia. Io ho scritto di Virginia Raggi. Scusami, Marco Lillo. Ti lamenti? Allora, questo però è... Vorremmo chiedere, scusatemi, mi fate fare una domanda, mi fate finire con il professor Perotti, per favore. Vorrei finire con il professor Perotti. Professor Perotti, per favore, veramente non è possibile. Professor Perotti, stiamo all'agenda del piano anche simbolico di queste questioni. Quanto pesano le questioni dei familismi? No, pesano enormemente per il problema simbolico, perché hanno una presa enorme sulla popolazione, giustamente. Però volevo dire una cosa a Marco Lillo. Lui secondo me ha interpretato non correttamente quello che si è detto qua. Cioè, non stiamo dicendo che le partecipate sono tutte un male, mentre non stiamo guardando il problema principale, che è il familismo. Chiaramente uno Stato non può fare a meno di molte partecipate. Chi sostiene che vanno tutte privatizzate non ha il senso della realtà. Certo. Quello che si può fare, non si potrà neanche estirpare completamente il malaffare, il familismo, perché tutte le volte ci sono delle partecipate, un intervento pubblico, c'è sempre incentivo per qualcuno malintenzionato a approfittarne, quindi è anche utopistico pensare che si possa eliminare. Quello che però si può fare è cercare di minimizzare queste possibilità, e lo si fa non con un approccio giuridico formale, ma lo si fa dicendo esattamente cosa fare e cosa non fare. Il resto non ha funzionato 50 anni, non possiamo andare avanti a tentare di fare delle cose che non hanno mai funzionato, sperando che per un miracolo improvvisamente funzioni. Diciamo esattamente quante se ne possono avere e cosa possono fare. Riduciamole e non azzeriamole, perché non si può fare e non è realistico. Professore, questo non può farlo un politico, su questo ne deve convenire. Certo non che può farlo un politico, ma deve come fa? Farlo un politico. In politica ha bisogno di voti, come fa? Un politico però che sappia di questa cosa sarebbe sta parlando. Una resa, però di questa resa eventuale parliamo un'altra volta. Dobbiamo fermarci, adesso comunque si continuerà a parlare di politica in Coffee Break con Andrea Pancani, gli do la linea. Grazie ai nostri ospiti, oggi molto bellicosi, grazie a voi che ci avete seguito da casa, anche pacifici, dice Storace. Ci vediamo domani con Omnibus, buona giornata a tutti.